stiamo andando avanti con questo studio, uno studio che, come ho già accennato, ci occuperà per parecchie domeniche. E con quello di oggi siamo arrivati al terzo incontro, quindi siamo proprio all'inizio di questo percorso, non infinito, ma sicuramente non brevissimo. Stiamo valutando il carismatismo, quindi ci stiamo chiedendo, ci stiamo confrontando, stiamo valutando il carismatismo a confronto con la scrittura. E farò proprio una brevissima sintesi per agganciarmi con le poche finora cose dette. Abbiamo detto che nell'ambiente evangelico, nell'ambiente protestante, nell'ambiente evangelico esistono, diciamo, due punti di vista su questo aspetto. Ci sono coloro che vengono considerati cessazionisti e ci sono coloro che vengono definiti carismatici. Il punto si lega ed è, diciamo, verte sull'approccio che si ha nei confronti dei doni dello Spirito Santo presenti nel Nuovo Testamento e nelle manifestazioni dello Spirito Santo presenti nel Nuovo Testamento. Chi afferma che lo Spirito Santo conceda gli stessi doni e agisca esattamente nello stesso modo in cui vediamo nel Libro degli Atti sono solitamente i carismatici, chi afferma al contrario sono i cessazionisti. Abbiamo detto che le dottrine fondamentali che fanno una differenza tra cessazionisti e carismatici vertono principalmente su quattro aspetti. La necessità, primo aspetto, la necessità di fare una seconda esperienza oltre alla conversione, chiamata battesimo dello Spirito Santo, quindi qualcosa di ulteriore rispetto a quello che già avviene nel momento della conversione, la necessità di comprovare questo battesimo dello Spirito mediante delle lingue, quindi parlando in lingue, ovviamente poi affronteremo più avanti tutte queste cose, ora siamo ancora nella parte indietro, la possibilità di beneficiare, di assistere o di manifestare doni legati alla possibilità di parlare altre lingue, la possibilità di compiere esorcismi, la possibilità di compiere opere miracolose e infine la convinzione che anche oggi, come in passato, esistano persone incaricate di un ruolo particolare, ossia che ci possano essere anche oggi apostoli e profeti. Quindi queste sono le cose che solitamente distinguono un carismatico da un cessazionista. Come ho detto, affronteremo tanti dettagli più avanti. Ora siamo ancora nell'approccio iniziale, abbiamo visto nel primo incontro l'approccio storico, adesso stiamo parlando invece del concetto legato alla scrittura, proprio perché, come dicevo nell'introduzione, abbiamo bisogno di un parametro, di un punto di riferimento stabile, altrimenti ognuno si tiene la sua idea. Cioè noi abbiamo bisogno di un parametro, di un punto di confronto e sappiamo che questo punto di confronto, ciò che riteniamo possa dare la parola esaustiva e completa su questo sia la scrittura, quindi quella che noi consideriamo la parola di Dio. E quindi stiamo cercando di vedere che approccio c'è in ambito carismatico nei confronti della scrittura, della parola, dell'autorità di Dio. Possiamo dire questo, che se fino, abbiamo visto che il movimento carismatico nasce nel 1901, quindi ha circa 115 anni, quindi è qualcosa di abbastanza recente. Se nei primi 80 anni l'approccio legato alla scrittura, alla diffusione delle idee era molto limitato, negli ultimi 30 anni questo movimento si sta diffondendo tantissimo. E se in passato la maggioranza degli evangelici era di tipo cessazionista, più conservatore, oggi la maggioranza non è più così. La maggioranza è soprattutto carismatica, quindi non cessazionista. In più, come dicevo anche la volta scorsa, ci sono tantissimi libri, riviste, le idee carismatiche sono molto molto diffuse. E se fino a 30 anni fa, 20 anni fa, molti consideravano quasi delle eresie determinate affermazioni, oggi sta avvenendo esattamente il contrario, cioè affermare che determinate cose siano sbagliate porta chi le afferma ad essere considerato non tanto un eretico, ma quanto una persona che sta spegnendo l'opera dello Spirito Santo, cioè qualcuno che sta ostacolando l'opera di Dio, qualcuno che sta soffocando quello che in fin dei conti Dio invece sta agendo. È una cosa importante, una cosa seria, una cosa pericolosa se ciò realmente avvenisse, per quello che occorre porsi delle domande e dare poi delle scritture. In ambiente carismatico che cosa punta, cioè che cosa ha realmente grande importanza? Come vedremo, come abbiamo già detto, come diremo ancora più avanti, sicuramente moltissimo le esperienze, le sensazioni, ciò che si può provare, ma anche la scrittura. La scrittura viene citata molto spesso.
Il punto è che tante volte non è sufficiente citare la scrittura, l'importante è che il passo sia visto nel suo contesto storico e nel suo contesto grammaticale. Quindi noi tutti possiamo citare dei passi, prendetela con le pinze, non sto affermando questo, però sappiamo che nella scrittura non tutti coloro che hanno citato dei passi hanno detto la verità. Satana stesso ha usato la scrittura, adesso rientro nei parametri, non sto affermando cose che vanno oltre quello che voglio dire, però citare un passo non è sufficiente per dichiarare questa cosa è vera. Il passo va visto nel suo contesto storico e grammaticale. Noi sappiamo, l'ho detto e lo ripeto ancora, la riforma protestante ha contrastato il cattolicesimo con degli assoluti. Il primo dei cinque assoluti è il sola scrittura. La scrittura. La scrittura è il parametro che noi abbiamo per poter capire se una cosa è vera oppure no nell'ottica divina. La scrittura poi è diventata il parametro, il punto di riferimento non solo per la riforma ma anche per gli evangelici, anche per noi che nasciamo diciamo dalla riforma, però pian piano si è scoperto l'importanza non solo di attaccarsi alla scrittura ma anche di analizzarla nel modo corretto. Concetti come ermeneutica, esegesi, cioè ermeneutica significa interpretazione, saper interpretare, esegesi significa estrapolare fuori, cioè saper tirare fuori il significato da un contesto. Queste sono cose fondamentali. Quindi la scrittura viene citata, benissimo, non possiamo soffermarci a questo. Occorre comprendere se un passo viene citato in un contesto storico e grammaticale corretto. Purtroppo siamo, come dicevo prima, in controtendenza e tante volte avere dei parametri teologici o dottrinali che dovrebbero essere un muro di difesa vengono visti come un recinto di limitazione. Capite cosa voglio dire? Ciò che dovrebbe essere una difesa viene visto come un recinto. Non puoi rimanere così vincolato. Dio va oltre. È vero? Capite che cosa sto dicendo? Cioè, qualche cosa che dovrebbe tutelarti viene visto come qualcosa che ti blocca. Addirittura, come dicevo la volta scorsa, avevo citato degli autori di ambito carismatico, alcuni autori affermano addirittura che studiare troppo spegne l'opera dello Spirito Santo. Il muro che diventa un recinto spegne l'opera dello Spirito. E sono interessati, come dicevo anche prima nell'introduzione, moltissimo al benessere fisico, psicologico delle persone, forse un po' meno al benessere spirituale delle persone. E ovviamente la conoscenza di Dio viene vista come un qualche cosa, in un certo qual modo, che serve alla persona, non alla relazione, ma alla persona stessa. Le cose vengono dette in modo simile, ma non uguale, e noi dobbiamo avere la saggezza per capire dove si vuole arrivare, dove un certo ragionamento ti può portare. La vera potenza, parliamo di potenza, perché la scrittura parla di potenza, non è mai psicologica, è spirituale. E la vera potenza è sempre legata a quello che la scrittura afferma, a quello che il testo dice. Gesù Cristo stesso, come vedremo, è sottomesso alla parola. E lui è potenza, lui è Dio. Però noi assistiamo sempre di più a un passaggio dalla scrittura all'esperienza, come vedremo adesso, dalla scrittura all'emozione, dalla scrittura alla sensazione. E questo messaggio piace tantissimo. Perché? Ma perché il messaggio che riceviamo ogni santo giorno, in quello che leggiamo, in quello che guardiamo, in quello che i nostri figli guardano, in quello che noi ascoltiamo, nelle persone che ci vivono intorno, ciò che conta è star bene, è provare delle buone sensazioni. Voi guardate qualunque tipo di programma e state attenti alle cose che vengono dette. Può essere un programma di danza, qualunque cosa, l'importante è esprimere se stessi. L'importante è star bene, l'importante è provare. Non importa poi tanto le conseguenze, l'importante è che l'hai provato. È un messaggio che costantemente ci arriva. E quindi se anche in ambito cristiano si parla la stessa lingua, questo piace. Questo ovviamente attira. Questo ovviamente viene riconosciuto, ma il punto è fermiamoci. Come parla Dio? Ragiona così o ragiona diversamente? Questo è il punto. Quindi come ci si può confrontare con la scrittura? Abbiamo visto, abbiamo posto 6 domande, ne abbiamo risposte solamente le prime 2 la volta scorsa, oggi risponderemo a una terza domanda. Le domande che abbiamo rivolto sono queste. Come possiamo conoscere la volontà divina? La risposta è stata
attraverso la scrittura. Punto. Perché la scrittura è totalmente ispirata, perfetta, sufficiente per renderci mature, per renderci maturi, per preparare le persone affinché compiano ogni opera buona. Come posso conoscere la volontà di Dio? Tramite la scrittura. Seconda domanda: Dio ha cessato di rivelare la propria volontà? Risposta: sì. Sì. Perché la fede, come abbiamo visto, intesa non come la risposta soggettiva, credo, ma come il contenuto oggettivo che ti spinge poi a una risposta soggettiva, è stato trasmesso ai santi una volta e per sempre. Quindi, come conosco la volontà di Dio? Tramite la scrittura. Dio ha cessato di rivelare la propria volontà? Sì, perché ciò che perché il contenuto oggettivo della fede è stato trasmesso una volta e per sempre ai santi. Terza domanda a cui risponderemo quest'oggi. L'esperienza è una fonte attendibile di rivelazione. L'esperienza, qualche cosa che provo e che nessuno può mettere in discussione perché l'ho provato veramente, è una fonte attendibile di rivelazione. Stando sul discorso del sola scrittura, nessuna esperienza può essere messa allo stesso livello della scrittura, perché quando la mia esperienza ha la stessa autorità della scrittura, in un certo qual modo, come dicevo l'altra volta, è un sola scrittura più. Ma quando c'è un sola scrittura più, praticamente la scrittura stessa viene svuotata della sua piena autorità. Avevo fatto l'esempio con il cattolicesimo, lo riporto ancora. Il cattolicesimo afferma solo scrittura più l'autorità del Papa, più la tradizione, più il magistero. Non hai tolto la scrittura, ma ci hai affiancato qualcos'altro, di fatto gli hai tolto la sua autorità. Quindi scrittura più esperienza, scrittura più emozioni, attenzione, terreno pericoloso. Terreno minato. Efesini capitolo 1, versetto 16 al 18. Per chi ha la nuova riveduta, pagina 1163. Efesini 1, dal 16 al 18. Efesini 1, dal 16 al 18, pagina 1163. Ascoltiamo bene le parole di Paolo agli Efesini. Paolo dice, sta parlando con questa chiesa e afferma, non smetto mai, attenzione alle parole, non leggeremo molti passi, ma li leggeremo con attenzione. Non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, cioè io prego per voi e che cosa chiede? Affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria vi dia, cioè io continuo a pregare per voi il Padre affinché vi conceda che cosa? Il Padre vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente e gli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale esperienza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva fra i santi. Allora, facciamo attenzione a quello che abbiamo letto. Il canone del Nuovo Testamento è già concluso? No. Abbiamo detto che quando si parla di rivelazione, di parole scritte, stiamo leggendo il Nuovo Testamento, si parla sempre solo del Vecchio, perché il Nuovo Testamento non c'è ancora. Il canone del Nuovo Testamento si chiude nel IV secolo, quindi nel 300 e qualcosa. Quindi siamo ancora in Vecchio Testamento più autorità degli Apostoli. E che cosa sta chiedendo questo Apostolo? Dice... Io prego costantemente per voi affinché il Padre vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione. Che cosa dice realmente il testo? Spirito di sapienza, spirito qui non è lo Spirito Santo. La parola è sempre la stessa, però occorre valutare ogni parola nel suo contesto. Quindi non sta parlando vi dia lo Spirito Santo, ma vi dia uno spirito di sapienza, spirito inteso come una corretta disposizione, un'accettazione corretta. Quindi... vi dia uno spirito di sapienza, una corretta disposizione per comprendere, sapienza, comprensione, e di rivelazione, ma intesa non come rivelare qualcosa di nuovo, se voi vedete i sinonimi di questo termine, non significa soltanto rivelare qualcosa di nuovo, ma rivelare significa scoprire, palesare, mostrare chiaramente. Quindi che cosa sta dicendo Paolo? Io prego il Padre affinché vi conceda un atteggiamento di conoscenza e di scoperta verso la persona del Padre. Mi seguite?
E quindi di che cosa avete bisogno? Egli illumini gli occhi del cuore. Per farlo avete bisogno che Dio vi apra gli occhi e vi permetta di comprenderlo. Non avete bisogno di qualche cosa di nuovo, avete bisogno di un atteggiamento che vi permetta di scoprire quello che già avete. Egli illumini gli occhi del vostro cuore non per ottenere rivelazioni nuove, ma semplicemente per avere l'atteggiamento giusto e comprendere quello che Dio ha già rivelato, Vecchio Testamento, e quello che gli apostoli stanno trasmettendo, quello che poi per noi diventerà il Nuovo Testamento. Perché se gli occhi del cuore non sono illuminati, non solo non puoi obbedire, ma non puoi neanche comprendere queste cose. Non avrai l'atteggiamento giusto per poterle vivere. Quindi io prego costantemente per voi che il Signore vi dia il desiderio di conoscere, di scoprire sempre di più il Padre, illuminando gli occhi del vostro cuore affinché riusciate a comprendere i tesori che già vi ha trasmesso, la Scrittura e il nostro insegnamento. Questo è fondamentale proprio nell'ottica di quello che stavi dicendo. Poi adesso vedremo altri passi. È fondamentale nell'ottica di quello che stiamo dicendo. Quindi abbiamo bisogno, Paolo che cosa sta dicendo? Avete bisogno di un punto di riferimento oggettivo e di comprendere quel punto di riferimento oggettivo che Dio già vi ha trasmesso. Perché se non lo fate, automaticamente si cade nella trappola del misticismo. Il misticismo, qualcosa di proprio di chiaro, di palese e di quotidiano al nostro tempo. Chi è un mistico? Un mistico è qualcuno che valuta la realtà partendo da se stesso. La famosa frase, la risposta è dentro di te. Questo è un concetto del mistico. La risposta è dentro di te. Quello che tu senti, quello che tu pensi, quello che tu provi, le esperienze che hai, un sogno, una visione, la risposta è dentro di te. E nell'approccio mistico tu userai la risposta per valutare le altre cose intorno. E se utilizzi questo approccio con tutto, utilizzerai la tua risposta per valutare perfino la Scrittura. Nell'approccio mistico, visto che l'emozione, la sensazione, l'esperienza diventa importantissima, diventa più importante della Scrittura stessa. Non lo dirai mai a parole, ma filtrerai la Scrittura sulla base della tua esperienza e non più il contrario. Non è più lei che filtra te. Invece il punto forte per noi deve essere questo. La Scrittura ha sempre l'ultima parola. Anche quando la cosa non mi piace, anche quando la cosa non mi sembra vera, perché l'ultima parola è di Dio e non di me stesso. La Scrittura è più importante dell'esperienza. Lo ripeto, la Scrittura è più importante dell'esperienza. Non lo dico io, lo dice Pietro. Seconda Pietro, capitolo 1, dal versetto 12. Anche qui leggiamo attentamente. Pagina 1214. Seconda Pietro, capitolo 1, dal versetto 12, pagina 1214. Vedremo un uomo che fa un'esperienza. Un uomo che fa un'esperienza vera non è un qualche cosa di fasullo, non è un qualche cosa di inventato. È vera, assolutamente, bellissima, ma è un uomo che con gli occhi del cuore illuminato, darà all'esperienza il suo giusto posto davanti alla Scrittura. Quindi Prima Pietro, capitolo 1, dal versetto 12. Seconda Pietro, 1, 12, pagina 1214. Pietro afferma, perciò avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose, benché le conosciate e siate saldi nella verità che è presso di voi. Voi conoscete queste cose, e siete saldi presso una verità che è presso di voi. E ritengo che ciò sia giusto finché sono in questa tenda, cioè finché sono ancora vivo, e Pietro a quest'ora ha circa 70 anni, e sa che, perché Gesù l'ha già detto nel Vangelo di Giovanni, sa che quando sarà anziano morirà in una morte terribile, non scendiamo in questo contesto. Però lui dice, finché sono in questa tenda vi lascerò, mi impegnerò a questo. Mi sono un po' perso. Allora, so che presto dovrò lasciare questa mia tenda come il Signore Gesù Cristo mi ha fatto sapere, ma mi impegnerò affinché dopo la mia partenza, dopo la mia morte, abbiate sempre modo di ricordarvi queste cose. Infatti, allora attenzione, infatti, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signor Gesù Cristo
non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Egli infatti ricevette da Dio Padre onore e gloria quando la voce giunta a lui della magnifica gloria gli disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. E noi abbiamo udito questa voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda, poi entriamo nei dettagli, più salda. Farete bene a prestarle attenzione come una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga. Nei vostri cuori sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Questo è un passo veramente importante e cruciale. Quindi stavo dicendo, lui ha circa 70 anni, sa che sta per morire, vuole che si aggrappano alla verità rivelata e fa un discorso chiarissimo. Si attacca, si appella alla sua esperienza. Lui dice: noi vi abbiamo fatto conoscere, letteralmente noi vi abbiamo rivelato il Vangelo, non perché ci siamo inventati qualcosa, ma perché siamo testimoni oculari. Abbiamo fatto esperienze, lui ha fatto esperienze tali che si sognerebbe qualunque carismatico e anche non carismatico. Pietro ha parlato in lingue? Assolutamente, ha guarito, resuscitato i morti, compiuto opere miracolose, eccetera. In più, ha assistito con i suoi occhi a Gesù che le compiva. Ma il passo che qui presenta è una delle esperienze più eclatanti, il monte della trasfigurazione. E dice, noi intende lui, già come Giovanni, se vi ricordate erano in tre, noi abbiamo assistito a un qualche cosa di unico, cioè quando Gesù sul monte viene trasfigurato, appare in una gloria divina, loro rimangono scioccati da questa immagine breve, Mosè ed Elia tornano e parlano con lui e Dio dal cielo parla e gli dice: questo è mio figlio, mi sono compiaciuto in lui. Lui dice: noi queste cose le abbiamo provate veramente, le abbiamo sperimentate, le abbiamo sentite, sono reali. E quindi in ottica mistica diremmo: questa è la cosa più importante. No, dice Pietro, abbiamo inoltre una parola profetica più ferma, più salda, più importante, è quella che avvalora l'altra. Gesù avvalorava il suo ministero aggrappandosi alla sua parola, alla parola che lui stesso, lo Spirito Santo, aveva rivelato nel Vecchio Testamento. Gesù compiva dei miracoli e i miracoli dovevano portare Israele, quando li vedeva, e tornare indietro alle profezie che erano state date, Isaia, Michea ed altri profeti che parlavano di lui. Lui si è aggrappato alla parola. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda, è lei il metro di misura assoluto, è lei che valuta l'esperienza e non il contrario. La teologia non nasce dall'esperienza, nasce dalla scrittura che ti può o meno avvalorare l'esperienza. Guai a fare il contrario, perché perdiamo i punti di riferimento. Perdiamo i punti di riferimento, poi vi farò un esempio. Come dicevo, l'esperienza di Pietro è oggettiva, reale, con altri testimoni, però lui dice ha valore minore rispetto alla scrittura. Perché? Perché afferma: nessuna profezia della scrittura venne mai da interpretazione personale, interpretazione soggettiva, ma gli uomini hanno parlato perché sospinti dallo Spirito Santo, ispirati, Dio stesso ha soffiato quelle parole affinché fossero scritte e diventassero un metro di misura oggettivo. Pietro ha vissuto delle esperienze straordinarie, ma dice, attenzione, la cosa più importante è quello che è scritto, non l'esperienza che fai, è ciò che è scritto che avvalora ciò che tu sperimenti. Jonathan Edwards, che ha vissuto, ricordate, nel concetto del momento del risveglio, e si è dovuto confrontare con i movimenti che iniziavano a parlare di queste cose, affermò questo: lasciare la rivelazione scritta per seguire una rivelazione soggettiva è paragonabile ad abbandonare nel buio della notte la luce della stella polare per seguire un uomo con una lanterna. Non so se avete capito l'idea. Cioè, la luce di notte
era per quelle epoche un punto di riferimento. La stella polare è l'unica stella che non ruota e quindi ti dà un punto di riferimento chiaro soprattutto per chi sta navigando o chi sta camminando. E dice, se tu segui un uomo con la lanterna, ti guida da qualche parte, assolutamente, ma non sai dove. Non sai dove ti sta portando. Hai bisogno di un punto di riferimento chiaro. Atti 17, versetto 10, pagina 1100. Atti 17, versetto 10, pagina 1100. Atti 17, dal versetto 10, pagina 1100. Ma i fratelli subito di notte fecero partire Paolo e Sila per Berea, quindi i bereani, ed essi, appena giunti, si recarono nella sinagoga dei giudei. Or questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la parola di chi? La parola di Paolo e di Silvano, la parola di un apostolo, una parola autorevole. Ricevettero la parola con ogni premura. E qual è questa premura? Qual è la giusta premura? Esaminando ogni giorno le scritture, cioè il Vecchio Testamento, quello avevano, per vedere se le cose stavano così. Paolo era autorevole, Paolo era usato da Dio per compiere anche prodigi straordinari. E questi uomini avevano i sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché prendevano le parole di un apostolo e le esaminavano con ogni premura come? Andando alla scrittura, il Vecchio Testamento, quello che loro avevano. Perché anche se un apostolo parlava in autorità, non poteva mai contraddire ciò che era scritto. Gesù non ha mai contraddetto la scrittura. Ha detto: non pensate che io sia venuto ad abolire. Io vengo a portare a compimento, non vengo ad abolire. Vengo ad aggiungere, a far comprendere, a completare, ma non ad abolire. Quando un'esperienza si mette in contrasto e va a finire per abolire ciò che è scritto, diventa drammatico. Ma ripeto, questo è l'approccio mistico. La verità viene valutata su un approccio soggettivo e non più oggettivo. E quando un cristiano diventa un mistico, inizia a rimanere affascinato dalle esperienze che può fare o cui può annunziare profezie, guarigioni, miracoli, visioni o altre cose. Ma nel momento in cui diventi un mistico, non ti poni più il problema di valutare se questa esperienza è buona alla luce dell'unico metro che abbiamo, che è la scrittura. Parti dal presupposto che è buono. Perché? Ma perché tu sei convinto che sia così. Per me è buono, mi fa star bene, sono in pace. E quindi come può essere una cosa negativa? Vi faccio riflettere. Nel mondo dei greci e dei romani, gli storici affermano che i loro culti, culti legati ad orge, mutilazioni e altre cose, i loro culti avevano un forte impatto emotivo su coloro che li facevano. E raccontano così gli storici. L'esperienza dei partecipanti era descritta come, due punti, pace, gioia, felicità, estasi mistica, si sentivano vicini alla divinità, ispirati, riempiti dalla divinità. Nel culti cananei, stessa cosa, Baal, Astarte, Malcolm, persone che si sentivano vicini alla divinità perché la divinità andava percepita, non sentita. Parole molto, molto attuali. Pace, gioia, felicità, estasi mistica, eppure erano culti orgiastici, mutilazioni, realtà pagane. Però tu ti senti bene. Come giustamente accennava Angelo, e lo risottolineo anch'io, Yahweh non ha mai puntato, Yahweh, cioè il Dio che si è rivelato nel Vecchio Testamento a Israele, non ha mai puntato sulla sensazione. Non ha detto Israele prova delle emozioni, ha detto ascolta Israele, ascolta, senti, intendi, comprendi e poi vivi. Non percepisci, ma vivi. Se punti sull'esperienza, finisci per essere, questa è una frase forte, drogato di esperienza. Non ti basta mai. Se inizi a entrare nell'ottica dell'esperienza per valutare la tua realtà, finisci per essere un drogato di esperienza. Non ti basta mai, ne vorrai sempre di più, perché è ciò che in un certo qual modo ti riempie e ti permette di valutare ciò che è intorno.
Questo è proprio l'esperienza di uno degli apostoli. Giovanni 14 dal versetto 6, pagina 1069. Giovanni 14 dal versetto 6, pagina 1069. Lo ripeto, se punti tutto sull'esperienza, finirai per essere drogato di esperienza. Non ti basta mai, ne vorrai sempre di più. Giovanni 14 dal versetto 6 al versetto 10, pagina 1069. Sappiamo in che contesto siamo, contesto di ultima cena, contesto di ultime dichiarazioni di Gesù prima di essere poi arrestato, soffrire, morire e resuscitare. Gesù gli disse, sta parlando con gli apostoli, io sono la via, la verità e la vita. Facciamo attenzione alle parole, le parole sono importanti. Gesù disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, aveste conosciuto anche mio padre. E fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Filippo, attenzione, l'apostolo in questione, gli disse: Signore, mostraci il padre e ci basta. Quante volte l'abbiamo letto così? Vediamo che cosa voleva dire. Signore, mostraci il padre e ci basta. Gesù gli disse: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il padre. Come mai tu dici mostraci il padre? Non credi tu che io sono nel Padre, che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue. Ripeto, Gesù sta per essere arrestato, sta per lasciare il suo testamento, le sue ultime parole. Gli dice che presto sarà portato via, dovevano essere felici perché sarebbe arrivato poi da lì a poco il Consolatore, lo Spirito Santo, e Filippo salta fuori con questa frase: Mostraci il Padre e ci basta. Filippo ha vissuto per 3 anni con Gesù, ha visto una marea di segni, di prodigi, e dice: ancora uno, maestro, ancora uno, mostrami il Padre. Mostrami il Padre perché tanti prima di me hanno fatto questa esperienza. Isaia ha visto il Padre, o ha visto Dio nel Tempio. Ezechiele, presso il fiume Chebar, ha visto questa immagine di Dio che arriva con i cherubini, eccetera. Mostraci il Padre e poi sarà sufficiente. E Gesù non soddisfa questa richiesta. Dice: no, no, Filippo, non hai capito, basta. Tu non hai bisogno di altre esperienze, di altre cose straordinarie, di altre realtà soggettive. Tu hai avuto una relazione con me e se hai conosciuto me, hai conosciuto il Padre. Non nell'esperienza, nella sensazione, ma hai avuto una relazione con una persona che ha le medesime caratteristiche del Padre. Se hai avuto una relazione con me, è una relazione anche con Lui. Sposta l'attenzione dall'esperienza, ancora una, Signore, mostraci il Padre, facci vedere, facci stupire. E Gesù rindirizza il focus e dice: no, non hai più bisogno di queste cose, tu hai capito chi sono ormai. Non hai più bisogno di un altro segno per avvalorare ancora di più la parola, ormai sei arrivato alla parola. Un altro problema del mistico è che il mistico è relativista. Cioè, va bene tutto. Essendo l'esperienza provata, e visto che tu non puoi mettere in discussione la mia esperienza, la mia è vera quanto la tua. Tu hai provato un'esperienza con Dio, l'ho provata anch'io, chi sono io per mettere in discussione l'esperienza che hai provato tu? E chi sei tu per mettere in discussione l'esperienza che ho provato io? La scrittura non è relativista, non va bene tutto, perché Gesù, come abbiamo letto, è assoluto. Io sono la via, la verità. La vita, nessuno arriva al Padre se non passa attraverso me. La scrittura non è relativista, è assoluta. Nel giardino dell'Eden ci sono due alberi, non ce ne sono 25. C'è l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. E Dio dice all'uomo: scegli. C'è la vita e c'è la morte. E Dio dice all'uomo: scegli. C'è il bene e c'è il male. C'è ciò che è vero e ciò che è falso. Dio dice all'uomo: scegli. C'è Cristo e c'è chi non è con me è contro di me. E Dio dice all'uomo: scegli. A noi invece piace avere tante strade. Perché? Perché in un certo qual modo ci apre tante porte, ci permette di fare le nostre esperienze. E Gesù dice: non funziona così. È un concetto di assoluti. Se tu ti crei la tua verità, stai negando quella vera. Punto. Lo ripeto. Se tu ti crei la tua verità, ma ognuno ha la sua verità, ognuno ha la sua strada da seguire. Se tu ragioni in questo modo, stai negando quella vera, perché Gesù ha detto: la via è una sola, sono uno, sono io, punto. O Gesù sta sbagliando, e se qualcuno ha il coraggio di dichiararlo, si assume le sue responsabilità, o Gesù
sta affermando il vero. Ma se entriamo nell'ottica mistica, siamo drogati di misticismo e abbiamo costantemente bisogno di fare esperienze. L'esperienza non diventa più il mezzo per arrivare alla parola. Vi ricordate, l'avevo già detto, Gesù fa il miracolo, ma non si ferma al miracolo. Giovanni 9, Gesù guarisce il cieco e poi dice, io sono la luce del mondo. Giovanni 6, Gesù moltiplica i pani, o anzi gli chiedono questo, lui non lo fa, e dice, io sono il pane disceso dal cielo, il segno ti serve per arrivare alla parola. Invece noi ci attacchiamo al segno. Voglio altri segni, voglio altre esperienze, voglio altre cose. E siamo relativisti. Il problema è che questo ci porta a diventare degli schizofrenici spirituali, che ragionano in un modo nella realtà pratica. Che nella realtà pratica siamo poco relativisti, siamo molto concreti. E invece così nell'ottica spirituale. Nell'ottica spirituale va bene tutto, basta fare l'esperienza. E in ottica pratica invece stiamo molto attenti. Chi valuta in modo relativo il proprio conto corrente? Valutiamo in modo oggettivo. E se quando arriva l'estratto conto mancano 100 euro, andiamo in banca a dire, senta, non dice, pazienza, sarà stata... No, lì siamo molto concreti, molto concreti. Se tu hai una malattia seria e ti arriva un referto del medico, non ti approcci in modo relativo, non vai da chiunque a dire, ma dimmi, qual è la tua interpretazione di questa cosa? Non te ne frega niente, tu vuoi sapere come stanno le cose, veramente, perché c'è in gioco la tua salute, tu vuoi andare da qualcuno che veramente ti legge quel referto e ti dice quello che hai realmente. Non lo approcci in modo relativo. Quando vai dal dottore di lavoro, non fai un contratto relativo, ma sì, tu inizi a lavorare e poi ci mettiamo d'accordo pian piano. No. Mi dici subito, quant'è la mia paga? Quanto devo lavorare, in che giorni, siamo molto oggettivi, molto concreti. E poi, in ottica spirituale, diventiamo mistici. Questa è schizofrenia. Dio non ragiona così, e non dobbiamo ragionare così neanche noi. La realtà materiale è vera quanto quella spirituale. Anzi, dice l'Apostolo, e adesso leggiamo il passo, la realtà spirituale è ancora più vera di quella materiale. Seconda Corinzi 4, versetto 17-18, pagina 1149, Seconda Corinzi 4, 17 e 18, pagina 1149. Paolo sta parlando di sofferenze per il Vangelo, un prezzo da pagare, ma vuole ridimensionare questo prezzo alla luce di ciò che è più importante, alla luce di ciò che resta, alla luce di ciò che è più concreto addirittura. Perché la nostra, dice Paolo, perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce sempre un più grande, smisurato peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo intento, attenzione alle parole, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, la realtà materiale, ma a quelle che non si vedono, la realtà spirituale, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, quelle che non si vedono sono eterne. L'Apostolo Paolo, che è un uomo molto concreto, perché ha sofferto concretamente, ha fatto delle rinunce molto concrete, è concreto fino alla fine, non è un filosofo da strapazzo, e dice, state soffrendo, ho sofferto anch'io, ma attenzione, alla luce della concretezza, questa sofferenza è nulla rispetto a ciò che ci attende. Perché le cose che noi vediamo, il materiale, è limitato a un tempo, che alla nostra ottica può sembrare grandissimo, nell'ottica di Dio è un tempo, ma le cose che non si vedono, cioè le realtà spirituali, a partire da Dio e tutto quello che Lui è e fa, sono eterne. La realtà concreta è tale quanto quella spirituale. Il mistico divide la realtà spirituale, dove puoi fare le tue esperienze, le tue sensazioni, eccetera, eccetera, nessuno può mettere in discussione quelle degli altri, una realtà pratica, dove invece no, le cose sono importanti che siano così e guai se non è così. L'esperienza è una fonte attendibile di rivelazione? Risposta no, perché la parola rivelata nella scrittura ha e deve avere sempre maggior credito rispetto a qualunque altro tipo di esperienza che possiamo fare. Nel mondo carismatico, come dicevo prima, viene affermato purtroppo tante volte il contrario. Chi contrasta queste idee viene visto come qualcuno che frena l'opera dello Spirito Santo. Noi dobbiamo tornare alle scritture e dire, è veramente così? Noi possiamo concludere, concludo con questo concetto. Primo, la potenza, come abbiamo detto, non è mai psicologica, emotiva, la potenza è spirituale.
ed è legata alle parole della scrittura. Se noi ci allontaniamo, punto, dalla scrittura, diventiamo autorità noi stessi e nessuno ci potrà più mettere in discussione. Chi può mettere in discussione quello che io sento? Chi può dire che non è vero? Chi può dire che la visione, il sogno che ho fatto io è falso? Chi sei tu per dirlo? Ognuno ha la propria verità soggettiva e non abbiamo più parametri. Se puntiamo tutto sull'esperienza, però, terza cosa, finiremo per essere drogati dell'esperienza. Ne vorremmo sempre di più. L'esperienza non è più un qualcosa che ci porta a Cristo. L'esperienza diventa fine a se stessa. Mostraci il Padre, ci basta. Basta, figlio. Non hai più bisogno di queste cose. Tu mi hai conosciuto. La relazione è più importante dell'esperienza. La scrittura è il punto di riferimento assoluto per le nostre vite. Che il Signore ci protegga dal relativismo, dal misticismo, perché altrimenti non abbiamo più punti di riferimento. Saremo convinti di seguire la stella polare. Stiamo seguendo un omino con la lanterna. Dove ti porta? Chi lo sa? Che il Signore ci possa benedire. Amen.